Invece per quanto riguarda Gorizia il discorso wifi, sappiamo che lei è delegato alla comunicazione per quanto riguarda il consiglio comunale da parte del sindaco, insomma quali novità? Beh, innanzitutto, visto che parliamo di un termine coniato soltanto nel 1999, mi preme specificare che Wi-Fi sta per Wireless Fidelity, vuol dire fedeltà senza fili. E Gorizia ha sposato appieno questa nuova tecnologia, proprio in virtù del quale riusciamo a garantire a tutti i cittadini, non solo goriziani, anche chi viene da fuori, attivando la semplice linea wireless, di poter individuare la rete Guglielmo, mettere un numero di cellulare, arriva un SMS sul proprio numero, usare ID e password e si naviga gratuitamente. E intanto sono 2 anni, no, che attivo questo servizio. Abbiamo iniziato a giugno 2011 precisamente e siamo arrivati esattamente a 120.000 connessioni dall'inizio del test. Siamo contentissimi, il sistema si chiama Guglielmo, è stabile, è un sistema molto stabile, ma abbiamo già il primato in regione per quanto riguarda l'estensione di segnale e siamo riusciti ad aggiudicarci ulteriori 10.000 euro. Per questo abbiamo già individuato delle zone che saranno la stazione ferroviaria, perché è un punto diciamo primario, e poi ci saranno i 2 salottini della città che verranno connessi multimedialmente, che saranno Piazza Sant'Antonio e Piazza Cavour. E questo perché? Perché ormai abbiamo compreso che internet non è più soltanto Un strumento di divertimento o ludico. Con internet ormai tutti noi ci lavoriamo, ci informiamo e rendiamo la nostra vita più semplice, alcune volte, altre volte meno, però comunque uno strumento di cui la società ormai ha bisogno. Visto il momento socio-economico molto delicato, ci permette di dirlo che è un servizio che il Comune di Gorizia offre gratuitamente. Grazie a Fabrizio Retti, delegato comunale alla comunicazione, la linea torna a Pordenone.